cuore di tanta gente. Di ferie senza schivare il bagno, ma noi ci dobbiamo cominciare due differenti momenti, se tu il tuo maritino eccolo là, abbiamo Dina Calilo e Franco Maurillo per la prima parte. Franco Maurillo lo conoscete tutti perché oltre ad essere un amico socio della fondazione è anche una persona che cura i nostri preludi musicali. Dina Calilo è venuta a inaugurare i nostri preludi musicali, detto che siamo in famiglia. E poi abbiamo Bruno Galluccio che si è perso lungo la strada, ma sta arrivando il poeta Bruno Galluccio, che ve lo presenterò tra un attimo. Quindi cominciamo con Dina e con Franco, li ascoltiamo, bentornata Dina, Franco è di casa, e li ascoltiamo e poi aspettiamo Bruno che arriva. Facciamo un applauso. La sua presentazione è stato il primo concerto della quinta stagione dei preludi musicali, e vi annuncio un po' come sarà strutturata quest'anno. È cominciata con una variazione di programma, infatti avevo visto due comunicati stampa, doveva esserci un chitarrista con lei, però poi ho avuto dei problemi di salute, allora per fortuna, oltre che essere socio della fondazione, sono anche soziale qua in questo tubo, che mi sono reso conto che io non l'ho mai utilizzato in questa serie, ci conosciamo da tanto, io qua non l'ho mai suonato, quindi questa cosa mi è piaciuta pure, infatti sto pensando di venire molto più spesso nella veste di musicista, magari facendomi accompagnare amici e colleghi e non solo stare di là ad ascoltarli, mi diverto fisicamente. I concerti saranno quattro in questa edizione, e c'era venuta l'idea di incentrare il tutto proprio per questi motivi che ho detto prima su tre musicisti che ruoteranno per proporvi repertori per formazioni attinenti agli strumenti che voi in realtà iniziate a conoscere tutti e tre la prossima settimana, quindi chitarra, clarinetto e violino. Ci alterneremo in formazioni miste presentandovi un programma che sarà vario dall'Ottocento alla musica sudamericana, questa è la tematica di quest'anno. Questa sera infatti presentiamo un programma dell'Ottocento, sono delle trascrizioni che ho fatto di un clarinettista fine dell'Ottocento, Aurelio Magnani, molto bravo, ha fondato praticamente la scuola clarinettistica italiana, cioè, aspetti, ancora adesso nei conservatori si inizia lo studio del clarinetto con il metodo di Magnani, io l'ho adattato per violino e piano e clarinetto, sono quattro brani, un brano un andantino mosso, poi c'è un pezzo veloce, un allegro, quindi sono quattro brani insieme, dovete pensarvi. Poi seguirà un andatino e chiederà una cotta, una danza molto risalente nel tempo, molto carina. E poi abbiamo pensato di fare un fuori programma, un pezzo di Bach che abbiamo montato prima, quindi ecco, andiamo nel 700. Il prossimo incontro sarà dedicato alla musica più sudamericana, credo, dovrebbero esserci gli autori che conosce anche il nostro presidente Felice Casucci, quindi Piazzolla, un po' di Sud America. L'ultimo incontro dovrebbe coincidere con la conferenza stampa di presentazione della Tre Giorni, Musica e Poesia. Che forse diventano quattro giorni. E noi quattro incontri facciamo, vediamo il quattro e a che punto. Ecco, quindi quattro incontri così articolati, clarinetto, violino, chitarra, informazioni varie, e programma 800, quindi Brahms, Schubert, Shostakovich e per poi un po' di Sud America. Iniziamo oggi con Magnani, quindi quattro brani uniti. Thank you.
bene, i quattro pezzi erano un pezzo. Erano quattro tempi di una stessa composizione. Adesso li penserò due voci originali per pianoforte, pezzo di bene, c'è l'idea di questo. La numero 4. Non ve lo presento perché già lo conoscete, Bruno Lucci è già venuto da noi a presentare Verticali, un libro del 2009 uscito come La misura dello zero nella collana bianca di Einaudi. La collana bianca di Einaudi è una collana di grande rilievo dal punto di vista della poesia non solo nazionale ma internazionale. È quasi credo sia un caso unico in Italia che un poeta esordiente esce il suo primo libro esce nella Bianca Einaudi, esce col suo secondo libro nella Bianca Einaudi, credo sia un caso più unico che raro. Il motivo che voi troverete nelle leggende metropolitane è che Bruno è anche un scienziato e quindi lui è riuscito con la sua poesia a uniformare, conformare, far convergere due cose profondamente diverse, due discipline profondamente diverse come la poesia o quelle che noi chiamiamo più estesamente le humanities e le scienze dure, cioè gli argomenti più specificamente di competenza di Bruno come la fisica, la matematica, la geometria, ma tante sono ovviamente le ipotesi di scienze dure, quelle che sono dette le scienze dure, non che le altre siano definite scienze dolci perché le humanities non sono necessariamente da immaginare come scienze dolci. Io il libro La misura dello zero l'ho amato, come ho amato Verticali, l'ho amato in maniera totalmente diversa l'uno dall'altro. Verticali l'ho amato perché era un libro sorprendente, conoscevo già Bruno e peraltro Bruno mi ha dato anche il privilegio di leggere in bozza il libro prima che uscisse, ne abbiamo discusso, abbiamo avuto occasione di parlarne, di confrontarci su alcune cose e ho trovato La misura dello zero un libro diversissimo da Verticali. Ovviamente hanno degli elementi in comune, ma diversissimo da Verticali perché è un libro che secondo me sviluppa non più quella sorprendente, in qualche modo innovativa lessicalità di tipica di Bruno Carluccio, ma sviluppa una maturità in quella direzione che era già stata segnata. Io l'ho amato molto, l'ho letto molto, l'ho riletto molto, l'ho segnato molto, so che Alberto, il mio amico giovane poeta, anche lui lo ha letto, quindi poi forse qualche domanda gliela farà. Lui è uno tra i pochi oggi che l'ha già letto, appena acquistato. Vabbè, comunque diciamo che sei in grado di averlo. L'hai tenuto tra le mani, diciamo. Sì, già questo è importante, è un libro tra le mani, già è molto importante. È uscita per la Bianca di Einaudi anche i 50 anni di Bianca in questi giorni, no? È uscito in questi ultimi giorni, nella quale ci sono gli inediti dei poeti che hanno scritto sulla Bianca di Einaudi. E tra gli inediti e tra i poeti ci sta anche Bruno, con la poesia di copertina del libro La misura dello zero. Vi ho detto più o meno le cose introduttive, ho tantissime domande da fare a Bruno, quindi vorrei non andare troppo sul dettaglio. Vorrei solamente aggiungere che La misura dello zero si divide in quattro parti.
anche verticali, si divideva in più parti, più partizioni, però in cinque parti, scusami, perché ci sono ci sta le misure, ci sta sfondi, ci sta i matematici, transizione e curvature. Sono le cinque componenti, quattro erano verticali, verticali erano quattro parti, sì. Perché ho adesso sovrapposto verticali con la misura dello zero. La peculiarità di questo libro è il fatto che quando tu lo termini senti di aver vissuto una dimensione della conoscenza, una dimensione complessa della conoscenza. E la poesia di Bruno non è una misura della finalizzazione teleologica, una misura della rivelazione, non è una misura né ontologica né teleologica, è una poesia del durante, del mentre, di quello che accade mentre si vive, e di quello che accade mentre si vive attraverso tutti i dubbi e di tutte le consapevolezze che i dubbi comportano di un'esistenza di cui la conoscenza è una componente essenziale. Bruno della conoscenza, partiamo dalla conoscenza matematica, delle geometrie e della conoscenza fisica, fa una chiave di lettura della realtà. Vi sono anche poesie che si allontanano da questa tematica, però fa una chiave di pluralità e secondo me sviluppa un tema della narrativa poetica, perché io sono convinto che lui racconti delle storie sempre, anche quando non le racconta, sotto c'è sempre una progettualità storica, non solo riguardante se stesso, ma riguardante proprio la nostra contemporaneità, e questa sua progettualità storica, io nel messaggio del comunicato stampa, non nel post sul blog, ma per novità, ha avuto grande successo, in 10 giorni ha avuto 250 contatti per un post su un blog come il nostro, con una piccola fondazione, e sono veramente tanti. Hai scritto troppo bene. Grazie, sei molto caro. Però, detto da te poi, veramente un complimento. Però nel comunicato stampa, anche per diversificarmi dal post che già avevo scritto sul blog, ho evidenziato il tema della narratività e il tema dell'intrigo, cioè proprio questo dell'intrigo nell'accezione dantesca del termine, cioè del sviluppo, dell'avvilupparsi di più argomenti insieme, di questo stare insieme, di questo avvolgersi degli argomenti e poi dipanarsi a seconda delle circostanze, poi senza mai risolversi del tutto. Troverete nel libro alcune parole ricorrenti, parole anche del linguaggio comune come pietra, polvere, casa, cucina. Ci sono parole che rivelano sempre una verità che ha una sua materialità, che però a questa materialità Bruno non risolve mai del tutto, la lascia sempre in una condizione di mistero, quindi l'elemento materiale riesce sempre poi a trasfondere in una dimensione immateriale. Io trovo in questo una delle sue grandi qualità, insieme ad un'altra, la dico poi veramente, non vado oltre, poi le domande le farò dopo, quindi alcune cose le ricaveremo dalle domande. Lo stile di Bruno è uno stile sempre spiazzante. Per me lo stile poetico in qualche modo deve avere questo ruolo, cioè non ti deve mettere nella condizione di prevedere quello che dirà un attimo dopo. Ecco, la poesia di Bruno non ti dà previsioni, non ti dà convenzioni, non si adegua a delle convenzioni stilistiche, è misurata, scusa il gioco di parole, misurata si chiama misura dello zero, è misurata su se stessa e misura se stessa attraverso una esposizione altra, che l'esposizione altra può essere il vuoto, spesso la misura dello zero è proprio nella poesia di pagina 18 è riferita proprio a questo. Ma è la capacità che ha Bruno di porti dinanzi a uno specchio in cui dall'altra parte dello specchio non ci sta lui, ci sta un vuoto, ci sta una dimensione comunque possibile, nella quale la dimensione personale umana, l'identità personale umana finisce sempre per essere mutevole, e questa mutevolezza rende la poesia e lo stile della poesia assolutamente imprevedibile. Quindi nel verticale questo stile imprevedibile diventava sorprendente, in questa diventa questo stile imprevedibile diventa maturo. Vedremo che cosa farà Bruno in seguito, ma devo dire che ritengo, Bruno Lucci l'ho già detto alla Feltrinelli, tra tanti poeti, quindi non ho enfatizzato il concetto, ma lo penso veramente, sia uno dei miei maggiori poeti italiani, per me è il maggior poeta italiano circolante, non dire vivente, perché noi siamo napoletani, pensiamo sempre che siamo superstiziosi, quindi diciamo circolante, è il maggior poeta italiano circolante, noi abbiamo la fortuna di averlo non solo vicino a casa, ma di conoscerlo, di volergli bene, quindi
mi sembrava di grande auspicio per la cultura in generale, per la nostra fondazione, che dopo la prima nazionale che ha fatto la Feltrinelli a Napoli la venisse a presentare qua. Quindi ho bruciato il povero scrittore abruzzese, che rivedrete a fine aprile, e ho chiesto a Bruno di tornare da noi. Bruno è napoletano, si occupa di cose tecniche. Noi non abbiamo mai fatto una contestualizzazione, perché poi tu sei sempre così proprio, perché oscilli tra il materiale e l'immateriale, il materiale delle parole e l'immateriale della tua identità. Cioè, in realtà non abbiamo mai raccontato da cosa nasce, da dove nasce la tua formazione culturale, perché noi questa l'abbiamo, l'altra volta l'abbiamo vista, abbiamo direttamente, ci siamo buttati sulla poesia pensando giustamente che noi siamo le nostre parole, come tu hai detto citando Rabuni, no? Sono tutte le cose che ho da dire, stanno contenute qui dentro, quindi non ho molto altro da aggiungere. Però due parole anche sulla tua storia, di come sei arrivato a scrivere, di come poi hai scritto Verticale, di come da Verticale sia nata la misura dello zero, la direi. Cioè, diagronizzerei un po' l'evento. Innanzitutto benvenuto. Allora, buonasera a tutti, io quello è il microfono. Sì, no, il microfono, tanto per noi per la registrazione tanto si ascolta bene. Perfetto. Innanzitutto mi scuso per il piccolo ritardo, un minimo di incertezza a qualche bivio in cui non c'erano le indicazioni mi ha costretto a disturbarti. Grazie a Felice Casucci per l'invito, grazie alla Fondazione. Grazie a tutti voi che siete intervenuti stasera. Stasera entrando qua ho avuto la sensazione di tornare a casa. Tanto forte e positivamente forte era il ricordo di quel bellissimo incontro per presentare Verticali. E poi per me, come hai ricordato giustamente tu, è la seconda uscita di questo libro, quindi è ancora un libro rispetto al quale io stesso ancora non ho preso le distanze in maniera opportuna. Poi un po' alla volta, con l'accumularsi delle recensioni, dei dibattiti, anche l'autore vede più chiaramente nella propria opera. Grazie a Felice anche per le cose lusinghiere che ha detto su di me, sul mio lavoro, sul libro e anzi sui libri. La mia formazione, ho studiato fisica, sono laureato in fisica all'Università di Napoli, ho lavorato per molti anni in un'azienda con il ruolo di dirigente, ho collaborato soprattutto a progetti in ambito spaziale, collaborazioni essenzialmente lato software e lato controllo di processo in grossi progetti internazionali, sia con l'Agenzia Spaziale Italiana sia con l'Agenzia Spaziale Europea. Il mio approdo alla poesia è stato tardivo rispetto a tanti che cominciano a scrivere poesia a 15, a 20 anni. Io negli anni dell'università ero molto preso non solo dagli esami, che erano già abbastanza faticosi, ma da interessi diversi rispetto a quelli che poi ho cominciato a coltivare molto dopo. I miei spazi in qualche modo aggiuntivi di riflessione e di studio erano presi dalla filosofia della scienza e dalla logica matematica. Poi c'è stato, dopo la laurea, ho ripreso un po' i libri di poesia, da prima come lettore sempre più appassionato, anche perché sapete bene che al liceo, io comunque ho frequentato il liceo classico, quindi oltre agli autori italiani c'è stata questa presa di contatto con i classici, che secondo me è
formativa e fondamentale, anche se poi si va a scrivere in maniera completamente diversa, ma proprio per formare il gusto, i classici latini e greci. Però per la letteratura italiana a quell'epoca, alla mia epoca, ci si fermava a Montale, sento dire che ancora oggi ci si ferma a Montale. E dico questo per dire che anche sulla base di alcune amicizie, in particolare un'amicizia forte, una persona che è appassionata di poesia, mi sono avvicinato alla poesia contemporanea e senza nulla togliere, ho appunto dato un attimo fa merito ai classici e anche ai grandi autori italiani come opere che formano il gusto, però improvvisamente mi si sono aperte nuovi orizzonti, cioè la poesia negli ultimi decenni ha avuto sviluppi in varie direzioni e allora quasi disorientato, quasi ubriacato da tutti questi assaggi. Certo, questa presa di contatto ha avuto il limite e il difetto di essere stata molto disordinata. Forse ha avuto il peggio che ho seguito gli autori che più in quel momento mi stimolavano. Per esempio nella letteratura italiana è stata illuminante, mi ha aperto orizzonti assolutamente nuovi Amelia Rosselli. Nella letteratura internazionale a quell'epoca, adesso non so se siano più autori di riferimento, o meglio, ci sono tanti altri autori di riferimento, a quell'epoca fui preso, giusto per dare qualche elemento concreto, dalla poesia un po' a confine con il metafisico di Pessoa e di Borges. Tra l'altro, raccontando questa cosa, mi rendo conto che erano due infatuazioni un po' opposte, questa Rosselli assolutamente vulcanica, incontenibile, che sgusciava in tutte le direzioni, e l'aspetto invece senz'altro più meditativo di Borges e di Pessoa. Poi ho cominciato a scrivere il primo riscontro l'ho avuto partecipando al premio Montale. Andai in finale al premio Montale e poi mandai così come scommessa con me stesso, come biglietto della lotteria, mandai una raccolta di Einaudi. Einaudi mi rispose dopo 15 mesi, mi disse il libro, ricordo ancora l'oggetto della mail, facciamo il libro, e dandomi però una data posteriore di quasi 4 anni e mezzo. E così è nato Verticali. Poi Verticali, essendo venuto 4 anni e mezzo dopo questo ok, è stato molto diverso da quello che avevo presentato come prima proposta. E poi La misura dello zero, un libro al quale ho lavorato a lungo, una cosa che mi è piaciuta molto fra le tante cose positive che hai detto, una cosa che mi fa piacere è lo stile spiazzante, il fatto che tu abbia trovi novità in ogni pagina, penso che sia il più bel complimento che si possa fare a un poeta, a qualcuno che scrive poesia. In che direzione procede? No, io volevo innanzitutto leggere la poesia di copertina, perché sì, è quella che sta anche nei 50 anni di, sì, di Bianca. Ci alteniamo la lettura, questa la leggi tu, poi leggo io qualcosa di tuo. Sì, mi piace leggere le tue poesie, quindi sì, vorrei leggere questa qua di copertina, perché è particolarmente indicativa del tuo modo di fare poesia. Sì, poi ti dico qualcosa sulla strutturazione. Sì, certo.
poi liberi, affrancati, sottratti a collaborazione ancestrale, all'obiettivo sottile si lasceranno, dimessi migreranno verso altri agglomerati, oppure tentati come in principio al caos. Non più cellule, messaggi in DNA cifrati, soltanto idrogeni, ossigeni, carboni. Le parole che Bruno Galluccio ha collezionato, così dici tu, dalla nascita, a pagina 70 del tuo libro, le parole di Bruno, le parole meravigliose che tu colleziona dalla nascita. Ecco, tu hai cominciato, sei arrivato tardi alla poesia, però le parole meravigliose le hai collezionate dalla nascita. E siccome io scrivevo cose così. Sì. In cui c'erano le parole. In cui c'erano le parole. No, quindi tu sai ovviamente che il post sul blog io l'ho intitolato, anche per questo l'ho intitolato Il paradiso delle parole, sì. E il finale della mia presentazione alla Fitinelli coincideva, sì, proprio con questo concetto. Ecco, e poi è un bel contrappeso ai, sì, numeri. Sì, 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 un bel contrappeso ai numeri, perché fondamentalmente si estrapola, le due parole si estrapolano dalla realtà dei concetti che esprimono, sì, e finiscono per diventare totalmente autonomi, creare, sì, un mondo a sé. Sì. Questa è la loro forza, insomma, la loro grande forza, anche la forza, sì, consolante per chi le legge. Sì. E questo è un libro, l'ho già detto alla Feltrinelli, tu l'hai colto benissimo, è un libro che ancora più di verticali andrebbe letto in sequenza, dalla prima all'ultima poesia. E una cosa che spesso si sottovaluta nei libri di poesia è che l'attività creatrice, l'attività compositiva dell'autore non si esprime solo nel mettere parole uno dietro l'altro in un verso, o versi uno dietro l'altro, o strofe all'interno del singolo testo poetico, ma nello strutturare un libro come un percorso. Tu prima accennavi in qualche modo al romanzo, e questo riferimento mi fa molto piacere, perché anche se non è senz'altro una narrazione, però una narrazione in qualche modo c'è, cioè non c'è una narrazione in senso complot, ma una narrazione c'è. Ci sono riprese di, come colto benissimo tu, ci sono parole che ricorrono, infatti una volta avevamo anche conversato su queste parole che erano ricorrenti, che poi sono effettivamente tutte parole che si riferiscono a oggetti. Io poi in fondo, malgrado questo sia un libro che può apparire astratto, credo che ci abbia pochissimi, se non quanto si fa riferimento alla matematica, ci abbia pochissimi termini astratti, è molto, sì, concreto. Sì, sì. Quindi ci sono delle parole ricorrenti, ci sono delle espressioni che vengono riprese in contesto diverso oppure con uno scopo, con un obiettivo di comunicazione o diametralmente opposto o un po' divergente. Sulle sezioni, misure, e come dice il nome della sezione, quello, poi tra poco dirò qualcosa su questa parola chiave del libro, che ancora più dello zero è la misura, il nucleo. E misure è la, per semplificare, è la sezione che parla di più di scienza, di matematica, di fisica. Fisica dalla fisica del micro, a partire dal bosone di Higgs fino ad arrivare alla cosmologia. La seconda sezione è sfondi, e sono io definirei una specie di panorami in cui si colloca poi tutto il contesto. Misure
sfondi non sono in una sequenza uno antecedente l'altro, sono come due percorsi, due punti di partenza che poi vanno a confluire in matematici. I tre matematici. Poi la sezione sui tre matematici, presi, scelti da tre periodi storici diversi, in un trafiletto di Repubblica è stato detto con grande senso dell'umorismo che per uno come me questi tre sono una specie di rockstar, è una bella immagine. E poi si va a transizione. Le immagini sono, diciamo, sono Pitagora, Galois e Gödel. Poi c'è la sezione transizioni, che è una sezione in cui... Farvi capire, Gödel è uscito nel recentissimo libro intervista di Odifreddi su Gödel e su Turing, che li ha accomunati come padri dell'informatica in qualche modo. Cioè, sì. Poi diremo qualche cosa anche su questo. Sì, sì. Per, no, scusa, ti ho interrotto, perdona. Poi no, anzi. Nella quarta sezione invece che quella. Poi c'è la sezione transizioni, che è una sezione di testi in cui in qualche modo avvengono delle rotture, dei cambiamenti. Si abbandona un'impostazione strettamente scientifica, ma si va in una zona di confine, di momenti topici, momenti drammatici in varie situazioni più o meno vicine alla realtà. E poi Curvature, ovviamente ispirata dalla curvatura dello spazio e del tempo che la relatività generale ci insegna essere nella zona prossima a una grande massa, sono in qualche modo deformazioni, e una grande massa, un qualcosa di forte che procura una deformazione quasi onirica, e infatti la quinta sezione è una sezione abbastanza onirica. Tu nel libro Verticali, citando David Hilbert, l'ho detto alla Feltrinelli, che ne parlando di Cantor, che è il matematico che tu ci dici, il sogno di Hilbert. Il sogno di Hilbert, dice ancora non può abitare la casa indecidibile, questo è un tema a me particolarmente caro, quello della tua poesia sulla casa indecidibile, nemmeno sa che diranno suo il paradiso. Da qui poi nasce un po' la mia idea del paradiso, il paradiso delle parole, che David Hilbert proprio citando Cantor, parla dice nessuno riuscirà a cacciarci dal paradiso che Cantor ha creato per noi, così diceva David Hilbert. David Hilbert è anche l'autore che maggiormente contrasta con Gödel, perché in qualche modo questa fortissima figura di intellettuale che poi dovete andare via dall'Europa, andò a Princeton dove Albert Einstein e si incontrarono, e nella poesia è dato molto presente questo incontro con Einstein, è il sostenitore delle teorie dei teoremi di incompletezza, e si contrappone invece proprio a Hilbert che sostiene il teorema della finitezza. Tutti questi argomenti, queste sottigliezze rendono possibile poi questi straordinari momenti di cortocircuito che sono poi le tue poesie. Io ho messo nel mio libro che uscirà tra un po', tu non te l'ho detto, ma l'ho messo in esegola, nel mio libro che uscirà tra un po' di diritto e letteratura, la tua frase, tutti li sai in verticale, tutta la mia misera sabbia si va depositando nei luoghi togati. Dato che ovviamente noi giuristi, lo dico la mia amica avvocata, noi giuristi del tema togato in qualche modo ne dovremmo sapere, e siccome il tema della sabbia è ricorrente non solo in quel libro lì ma anche in questo, il tema della sabbia, anche in Pitagora è molto presente, e mi piaceva molto questa frase, tutta la mia misera sabbia si va depositando nei luoghi togati, e siccome io ho in questo parte modo in questo nuovo libro di letteratura assumo un atteggiamento molto critico nei confronti dei luoghi togati, mi piaceva che l'introduzione almeno in termini, anche Cantor era molto critico, sì anche Cantor sì perciò mi piaceva in qualche modo rievocarlo, tu l'hai detto molto bene. Ecco, questi personaggi, peraltro i tre personaggi, Pitagora, Galois e Gödel,
pietre sono accomunati dalla notte. E entrambi, sapete che Galois fu ucciso giovanissimo, Galois è morto a 21 anni, duello all'alba. In un duello all'alba ed è considerato uno dei geni della matematica. Sì. Gödel si lasciò morire in pratica lentamente, aveva questa ossessione di essere avvelenato dai cibi in qualche modo a quell'epoca inquinati o pericolosi. Pensa un po'. Però era diventato un'ossessione. Cantor sappiamo che finì in manicomio e quindi Gödel anche lui è morto nel 78, si lasciò e morì negli Stati Uniti, morì, no? Sì, negli Stati Uniti. Morì negli Stati Uniti. No, io volevo quindi questa notte che è comune, che poi quella che riguarda un po' anche le loro biografie, no? La sì. Notte di queste persone. Io anche questo l'ho citato nell'incontro della Feltrinelli, perché David Hilbert, tedesco, diceva una cosa che mi è piaciuto molto ricordarlo, diceva, si racconta che quando un suo studente aveva abbandonato l'università per diventare poeta, egli ha risposto, non solo sorpreso, non aveva abbastanza immaginazione per diventare un matematico. Prima a Maria questa cosa di come per Hilbert la vera immaginazione è quella del matematico, non quella del poeta. L'ho trovata talmente straordinario che ho cominciato a pensare che la notte della vita di queste persone in fondo è dovuta anche a questa grande non il raziocinio, la logica, ma l'immaginazione. Esatto, l'immaginazione che è straordinaria come considerazione. Noi pensiamo alla razionalità come una forma di successione logica, appunto, precostituita di percorsi dati, invece non è assolutamente così. E con noi giuristi ci occupiamo molto del tema della misura, anche la tua misura è una misura straordinaria, che per me quella è paradigmatica. Noi giuristi ci occupiamo di una misura piena, tu invece parli della misura dello zero. Prendiamo la poesia di pagina 18, no? Che racconta la misura dello zero. La poesia di pagina 18, farla leggere a me, perché mi piace molto questa poesia, e poi leggerò anche quella del finale. La poesia di pagina 18, avendo messo le cose a tutti, ecco qua. Contro gli eccessi dei luoghi aperti che portano strade di troppe cifre, si leva l'invenzione dello zero. Sul vuoto finestra quasi ellittica, occasione del niente, quantità e pura meraviglia, si pone fermo ad impedire ogni tentativo di moltiplicazione. Varco di sbarramento ai naturali, simbolo d'eresia, pone un numero al vuoto, una misura. La misura dello zero è la misura del vuoto. La misura, allora, il nucleo, la suggestione proprio prima elementare di questo libro, quando avevo scritto un certo numero di testi ma non avevo ancora in mente un volume, risiede proprio nella suggestione della parola misura. E questo per vari motivi. Innanzitutto misura in italiano c'ha tante sfaccettature che non sempre si riscontrano negli equivalenti in altre lingue. Innanzitutto dal punto di vista della fisica, quando si comincia a misurare un fenomeno si passa dall'osservazione qualitativa, come poteva essere quella degli antichi filosofi greci, come poteva essere Lucrezio, si passa alla scienza come la intendiamo oggi. Non si osserva solo il fenomeno, ma si misurano grandezze inerenti al fenomeno e poi queste grandezze si cerca di collegarle tramite una formula matematica. Ma misurare, come faceva Galileo facendo cadere i gradi dalla torre di Pisa, ma anche le misure, uno pensa alle misure, in prima battuta si potrebbe pensare che la misura è qualcosa che sta su un tavolo e che è facilmente manipolabile, ma anche le misure dei fenomeni celesti vengono effettuate e danno luogo poi a quantificazioni e poi a formule.
quindi la misura come primo elemento per una fisica quantitativa e per un metodo scientifico come lo intendiamo oggi. Ma l'universo, se ti interrompo, l'universo, tu dici una bellissima poesia che mi piace particolarmente, il finale, dici: l'universo non tace mai e quello che fu detto tra noi si propaga, rimane una piccola frazione della vibrazione di fondo degli spazi, dici in questa poesia. In un'altra poesia poco successiva dici: l'universo è cominciato di nuovo. Ecco, a parte questo diventa proprio l'idea di quello che vi dicevo prima, no? Io non prevedo che lui cominci così una poesia, non lo posso prevedere, e questo mi induce a seguirlo, il fatto che sin dal primo momento mi attrae, mi attira, mi mette in una condizione di quasi di soggezione, ma di una soggezione dolce, positiva, sì. Una soggezione perché ti avventuri, una cosa che non deve essere lo scopo della poesia, esattamente, perché ti avventuri in una storia che non conosci e quella storia diventa tua. Quando dici l'universo è cominciato di nuovo e dici più avanti nei tempi illuminati dall'incertezza, tu mi metti nella condizione di seguirti, mettendomi nella posizione privilegiata di vivere la vita come una forma di incertezza. E quando dicevo tu sei un poeta del durante, del mentre, non della teleologia, non del fine, cioè sei proprio del mezzo. Questo è molto interessante anche per me. Dello strumento che si utilizza, e quindi anche della materialità, dello strumento che si utilizza per arrivare a quel risultato. Ti interessa quello che accade adesso. Sì. Quello che accade nel mentre per arrivare a quel risultato finito che avverrà dopo. Sì. Il risultato finito ti interessa solo come mistero, e quello che ti interessa veramente come rivelazione, quello che accade adesso. Esattamente. E questo lo trovo bellissimo. Esattamente, io stesso me ne sto rendendo conto meglio, rispecchiandomi nelle tue parole. C'è questa abilità. Specchiandomi nelle fare parole. Scoprire delle cose nuove alla stessa persona che ha questa grandiosa legge. Poi ci stanno, vabbè, ci sono tantissime poesie, questo libro è ricchissimo di poesie straordinarie, ma c'è questa, a un certo punto dici: la città è una teoria di stracci liberi tutti, no? E anche questa è una forma diversa, no? Tu parli di una città, ovviamente noi non possiamo non pensare a Napoli, quando tu sei napoletano come me, ma in realtà io penso a una città molto più estesa, che non riguarda solo Napoli in quanto tale, però la città come una teoria di stracci liberi tutti. Sentite le parole che stanno insieme. La teoria di stracci ripetuti, se tu volevi dire qualcosa per... No, io dico, non ho letto il volume, però sapevo che Felice aveva partecipato alla Petrinelli, alla presentazione. C'era un poeta napoletano, quindi ho scelto di acquistare il libro, e in genere quando non conosco il poeta mi va a riaprire così a caso il libro, e mi è uscito proprio pagina 43, la città è una teoria di stracci ripetuti. Io ho detto, vabbè, il libro lo compro. Quindi se hanno avuto la presenza. Sì. E nella sezione sfondi, quella che diceva, diciamo, meno tecnica, forse meno legata. Sì, sì. E lo sfondo inteso proprio il contesto in cui poi si va a calare tutto il resto. Sì, però sentite anche questa, che è totalmente classica, invece, un'altra poesia. Dopo 3 ore di sonno crede si sia fatto giorno. Siamo a pagina 101. Un'altra delle mie preferite: prende dall'armadio il suo vestito più bello, che non ricorda se aveva mai indossato, crede che il paese sia vicino. Ecco, che non ricorda se aveva mai indossato, crede che il paese sia vicino. Le bocche della fame si sono espresse, vuole spegnere le luci e chiudere tutte le finestre. All'aperto l'abbaiare di un cane è soffocato dal freddo. Pensa che in una notte come questa, in un mese futuro, ci sarà la cura. La cura. Cammina spedito e annota le scarpe, si accorge che non è tornato, né si è sdraiato di nuovo, si accorge del freddo, crede che i rami gli tendano la memoria, crede che ci sia il cielo stellato e non ci sia paradiso. Io ho trovato questa poesia di una forza, di una incessante ricerca di qualcosa che risolva un dolore, che risolva un quesito, che risolva una difficoltà, che risolva... Questa poesia è nata proprio come da una visione, come da un sogno ad occhi aperti, e si è andata sviluppando come penso che si sviluppi un racconto per il narratore. È come se questa persona avesse assunto dentro di me una sua identità. Prima era una poesia molto più lunga, è stata utilmente sì, perché è fantastica, adesso è molto efficace, quindi credo che
mi interessava, adesso siamo anche in un ambiente un po' così, un po' di confidenze, quindi andiamo un po' oltre, mi interessava questa parte finale in cui il protagonista, l'attore, poi prende coscienza di se stesso, annota il fatto che ha le scarpe, annota, si rende conto che non è tornato a casa, quindi questo sdoppiamento. E a questo proposito volevo dire anche voglio toccare un argomento un po' confinante. In questo libro, a parte l'interesse che ha per me la scienza di per sé e il processo e tutto il processo entusiasmante e affascinante della ricerca scientifica attraverso i secoli, la scienza compare come sorgente di metafore, l'abbiamo vista nella poesia di copertina, e in qualche modo anche come sistema di riferimento per metafore che non sono puntuali, cioè non sono limitate all'inserimento di un sostantivo, ma sono o di un aggettivo, o di un verbo, ma sono è un poco difficile da spiegare, sono estrapolazioni e modi di vedere la realtà mutuati dalle scoperte scientifiche. Per esempio la poesia che forse ricorderai, quella della bambina che compare, non si sa se esiste o non esiste, che tra l'altro sembra che sia stata la poesia che sta avendo più successo, e un poco rispecchia i paradossi. Ma diciamo, nessuna presenza umana se non l'immagine della memoria che batte sugli angoli le costole. Il verme esausto conta le sue vittorie, conta il primo apparire del colore da anni, inizio e participio passato, quando il gesto che si diluiva riappare sporgendosi e saluta. Quella che sarebbe potuta essere mia figlia sta correndo e mi chiama, ancora indecisa se esistere. E qui c'è, in maniera molto vaga, c'è in qualche modo anche un riproporre certi paradossi della fisica moderna, il famoso gatto di Schrödinger, la logica del principio di indeterminazione, per cui un fenomeno può essere, sta in quell'ambito di incertezza che sembra avvolgere, contrariamente a quello che sembrerebbe in base al buonsenso, sembra di avvolgere tutto il mondo che ci circonda, ma poi anche noi siamo fatti della stessa materia, anche i nostri neuroni, e sarebbe interessante, come si sta studiando, vedere gli effetti sul nostro pensiero del principio di indeterminazione, e sarebbe interessante anche vedere gli effetti e i vincoli più che gli effetti sul nostro connettersi dei neuroni, sul nostro ragionare dei teoremi di incompletezza di Gödel, cioè anche la nostra mente, come se la vediamo un attimo come sistema formale, anche lì ci sono dei bei problemi da affrontare. La terza poesia, ve l'ho letta nella tribuna, quella di pagina 12 e pagina 101, la terza poesia che per me rappresenta il paradiso delle parole è questa: dire per me e per nessuno, per la morte sotterranea, per le parole meravigliose, quello che dicevo prima, che colleziono fin dalla nascita, ci sono alture tra i discorsi che ci scambiamo, sordità sinusoidali e trappole visive. Lo spettro dei significati è una forma d'onda, lo spettro dei significati è una forma d'onda, è una cosa bellissima, che si attenua agli estremi. A volte l'altura, ne ha parlato prima delle alture tra i discorsi, l'altura è forte, ma il messaggio arriva a effetto tunnel della mente. Ci sono i malintesi, il contesto che non sappiamo, e un'ala che si sposta veloce nella nostra mente. Se così, non solo è bellissima, ricorda, tra l'altro, per chi come me è un appassionato di Chekhov, ricorda il Gabbiano di Chekhov, ricorda alcuni passaggi del libro del Gabbiano di Chekhov, che voi ricorderete tutti essere uno dei suoi libri, da lui preferiti, non avrebbe un grande successo, uno dei suoi libri preferiti.
Sì, un dettaglio tecnico, l'effetto tunnel è un effetto interessante della meccanica quantistica, in base al quale una particella, un elettrone, riesce misteriosamente a superare una barriera che ha energia più alta rispetto all'energia disponibile all'elettrone stesso, è come se entrasse in questo, come se creasse un tunnel all'interno di questa barriera. E questo che sembrerebbe, quando fu riscontrato questo fenomeno, sembrava un effetto stranissimo, poi in base ai principi di indeterminazione della meccanica quantistica si spiega con il fatto che l'elettrone non ha un'energia ben definita, ma può in qualche modo passare in uno stato che gli consenta per un attimo di superare questa barriera. Quindi quando io dico di Bruno Carluccio che è la sintesi, proprio l'espressione concreta, sintetica, del rapporto tra le scienze umanistiche e le scienze dure o le scienze... E allora questo credo ne abbia dato una prova in questo momento, no? Per quello che ha detto. Sia l'effetto tunnel, sia gli effetti molto più comuni, quella di interferenza fra due onde che passano per due fenditure, mi ha suscitato così un'analogia con la comunicazione che avviene tra le persone, che interferisce in maniera strana e c'ha anche il tipo di informazione che diamo, non solo l'aspetto fisico-acustico, ma anche il tipo di informazione, fatto questa estrapolazione, è come se fosse soggetta ai principi di indeterminazione. Fantastico, bravissimo, devo dire, quando vieni da noi però... Sei bravissima, cioè, mi piace più che a Feltrinelli. Vabbè, perché qua sono più rilassato, sono più a mio agio, sono più contento. Mi stavi in agitazione. Poi ci sta invece questa poesia, che è l'altra, quella di pagina 111, invece, che è la fine del libro. Non sta alla fine del libro, però io l'ho messa un po' alla fine di questa storia. Dicevo, appena finito il libro, una fantasia sferica occupa la nuova casa della mente. Quindi la casa della mente è stata mutata da questa vicenda. Iniziano i passi verso quel dominio centrato, la sfera si popola di oggetti e conquista nuove geometrie. Le geodetiche connettono ai confini del libro. Mi spiace che non ci sia tua madre oggi, perché sarebbe stata perfetta. La memoria accoglie esperienze non vissute, notte e astri conducono la loro battaglia, frequenze si attivano con un certo ritardo, convergono in luoghi dove un giorno potresti andare ormai distaccato. Uno sciame il discorso, ricordate il discorso, c'era anche quell'altra poesia, le alture dei discorsi, uno sciame il discorso che lo attraversa, la discorsività, cioè un libro bellissimo di diritto, si dice il diritto come discorso, uno sciame il discorso che lo attraversa, simboli di un'appartenenza simultanea, gli strati multipli del linguaggio, gli strati multipli del linguaggio sono proprio quelli espressi da questo libro di poesia, e le voci che nell'emergenza cambiano torsioni, sono due parole, il verbo e il sostantivo, che hanno una grandissima affinità tra loro, ma che messi insieme producono un effetto di accrescimento, che non è una somma, è molto di più, una moltiplicazione, cambiano torsione. Lo dico ai miei amici poeti presenti, ce ne sono di giovani e di giovanissimi poeti presenti. Ecco, questo significa per me, in tanti aspetti, la parola successiva a quella precedente. Questa è pagina 111. Io trovo in questo, ci sono anche parole consuete, per esempio c'è una poesia sulla pista ciclabile, sulla bicicletta, ripeto, ce n'è una sulla cucina, ma non stanno mai nei luoghi in cui te le aspetti. Non stanno mai nei luoghi in cui te le aspetti. Questa è la poesia. La poesia non è mai tirar fuori dalla tua mente quella che è la convenzione, quella che è la convenzione sociale della parola successiva da apporre a quel verbo, a quel sostantivo, a quell'aggettivo, è sempre un'alterazione di senso. In questa alterazione di senso c'è sempre ci deve essere, nella vera poesia, ci deve essere una compiutezza. Questa poesia è nata quando è stata scritta quella frase iniziale, appena finito il libro, si riferiva ad una ipotetica lettura di un libro. Sì.
e poi la si può intendere anche come chi ha appena finito di scrivere. Infatti io l'ho visto perché ho appena finito di leggere il tuo libro e per me veramente la nuova casa della mente l'ho conquistata alla fine della lettura del tuo libro. Sì, qua c'è tutto un passaggio tra l'esperienza, tra il concretizzare in una sfera, nella terminologia della sfera geodetica, eccetera, questa creazione di una nuova, di un nuovo contesto. Noi non siamo degli esperti, le geodetiche, spieghiamolo, cosa sono. Tu vuol dire con le geodetiche connettono i confini del libro. Le geodetiche su una sfera sono le curve che più brevi fra due punti della sfera. Della sfera. Beh, io penso di aver dato un po' la chiave, ovviamente ci sono talmente tante le sollecitazioni, perché io sono un appassionato di questo libro, per me sono talmente tante le sollecitazioni che vorrei presentarlo ancora tante volte. Dico no, che termine misura, io sì. Sono un po' affezionato a questo termine, dico qualche altra cosa, sì, come, cioè, perché già ho parlato della misura come elemento che in qualche modo rappresenta un punto cardine nell'approccio allo studio della natura. In termini più squisitamente matematici, però spero che non sia troppo complesso quello che sto per dire. In algebra, forse adesso che si sta un po' diffondendo anche la teoria degli insiemi, certi concetti, i grafi, tutte queste cose qua, gli insiemi semplici diventano in qualche modo, fanno il salto di qualità quando all'interno di questo insieme si introduce una misura. Si dice che i due elementi dell'insieme distano di una certa quantità, e questo nella gerarchia delle strutture algebriche può sembrare un discorso complicato, però se lo si prende proprio in orsetti può essere comunque interessante. Quando si introduce una misura in algebra si va verso strutture evolute, più complesse e con più flessibilità. Poi in italiano c'è la misura in musica, in metrica, e c'è il significato di misurarsi con un problema, essere misurati. Tu lo dici anche, tu lo usi anche in questa maniera tecnica, ma io dico che nel diritto, usiamo uno dei grandi partiti internazionali sul diritto tra common law e civil law, soprattutto quelli common lawyer, dicono che il diritto è solo misura, cioè tu puoi parlare di una questione giuridica solo se in qualche modo la puoi misurare. Sì. In qualche modo hai delle unità di misura con le quali confrontarti, altrimenti sì, quella questione giuridica non è razionalizzabile e quindi non è valutabile. E quindi in questo momento, mentre ci sta tutta la tradizione occidentale, quella, diciamo, più sì, ma c'è anche questa accezione proprio di misura come limite, come misura come limite, cioè, perfetto, ci siamo compresi perfettamente. Ma no, io dico, il tema della misura è un tema in questo momento anche scientificamente per il nostro settore, sì, questa è una cosa che sto scoprendo stasera, è fondamentale. Noi abbiamo fatto un numero del manuale autocomparato, la rivista più importante in questo momento di diritto che esiste in Italia dal mio punto di vista, che ritroverà gli studi legislativi, che è interamente dedicato al tema della misura, interamente dedicato. I più grandi studiosi internazionali sono confrontati a questo tema della misura, sì, e quindi un tema di straordinaria attualità, sì, però sì, tu lo riponi in una logica, che io ritornavo alla pagina 18, che la pagina 18 tu parti da quel contro gli eccessi dei luoghi aperti, sì, che portano strade di troppe cifre, si leva l'invenzione dello zero. Cioè tu parti dallo zero, cioè, per me la misura è la chiave di volta di questo libro, però c'è la questione dello zero che tu poni in questa maniera. La questione dello zero sia in termini di esperienza esistenziale, lo zero è rappresenta, a secondo dei testi in cui è citato, il livello base, il minimo, anche il momento di vuoto, di disorientamento che ciascuno di noi affronta in vari momenti della propria esistenza. In termini invece scientifici
rappresenta l'infinitamente piccolo o quello che sembra essere irraggiungibile. Per esempio in termodinamica lo zero assoluto è un limite che non si può raggiungere. Infatti dice un valore esatto che non si può raggiungere. Così il vuoto, anche il vuoto non si può raggiungere. E quindi l'infinitamente piccolo che poi ha come elemento speculare anche l'infinitamente grande. Ma a pagina 8 dici come lo zero singolare, come lo zero che non ha misure. Che non ha misure. Quindi è la misura dello zero rispetto allo zero che non ha misura, è straordinariamente una tautologia che sembra contraddirsi, ma in realtà trovo una ragione di senso. Hai colto un punto. È una ragione di senso. Vabbè, io dico, vi renderete conto che io nel comunicato stampa ho messo l'introduzione alla poesia 7, secondo me questo è veramente un altro di quei temi straordinari che lui riesce a raggiungere perché si occupa di questioni cosmologiche, quindi se ne è occupato anche scientificamente. Ma devo dire, quando comincia una poesia, così non finisce, normalmente noi lo invertiamo. Alberto, normalmente noi quando vogliamo una frase di questo tipo la mettiamo alla fine. Invece lui la mette all'inizio, dice morire non è ricongiungersi all'infinito e abbandonarlo dopo aver saggiato quest'idea potente. È una visione scientifica, non dico laica, è una parola abusata, ma una visione scientifica di una cosa di cui lui ci sta parlando e ci parla, ce ne parla per tutto il libro. Anche pensa a quella poesia di pagina 101, quella del paradiso, no? Il paradiso, i rami della memoria. Quel discorso che si ferma su un paradiso che esiste nella poesia, che non esiste nella realtà dell'infinito, in una realtà astratta, esiste in una realtà concreta, in quel tentativo della cura, la parola cura peraltro è centrale in quella poesia, no? Io trovo... Mi fa piacere che tu abbia colto questa cosa della poesia di pagina 7, perché è stata una scelta sulla quale ho riflettuto. Fosse quello il giusto posto per quel verso. Era perfetto. Ed è perfetto. Vabbè, io mi fermo qua. Se ci sono domande ovviamente fatele a Bruno, io non posso che ringraziarlo, il mio privilegio è che l'ho conosciuto, privilegio è leggerlo, quindi spero che sia anche il vostro quello di poterlo continuare a leggere, attraverso moltissime altre cose che farà. Il privilegio mio è stato leggere per due volte e l'autore, no, anzi tre volte, perché l'ho ristato Verticali e quell'incontro su Verticali fu per me illuminante. Grazie. Grazie, un applauso a Bruno. Mi piace che ci sia la professoressa matematica, ma no, ce l'abbiamo la professoressa matematica. Vuoi rifare qualche domanda sul tema? No, perché penso vada letto. Sì, certo, vado. Devo dire, diciamo che l'elemento diciamo, importante della tua poesia è questo collegamento, questa linea che c'è fra la scienza e poi la poesia, no? È quasi una semiretta, cioè un punto di partenza e poi un infinito verso la poesia. Però inevitabilmente, secondo me, nella produzione poi dell'atto poetico ci deve essere un momento nel quale dalla razionalità della scienza si passi poi alla produzione della poesia. Ecco, in che modo avviene questa fusione fra questi due elementi, in che modo avviene proprio nella produzione della poesia? C'è una continuità sicuramente, però ad un certo punto credo che proprio nel momento in cui si crea la poesia, si produce la poesia vera, ci deve essere uno stacco inevitabile da quello che può essere la riflessione sulle geometrie e le misure rispetto poi... Prima di rispondere Bruno, si risponde con la vedo io, questa cosa. Questo io, la vedo, io la vedo esattamente come il fiore. Tu un fiore... ovviamente si alimenta, vive, si sviluppa per ragioni che sono esclusivamente noi che la leggiamo in maniera esclusivamente scientifica, però quel fiore, che cosa la poesia rispetto a quel fiore qual è? Non è la nascita, lo sviluppo, lo sbocciare del fiore, l'appassire del fiore, quello è retto da leggi e regole che sono assolutamente strane alla poesia. La capacità di Bruno è che ti estrapola alcuni dei passaggi logico-scientifici che presiedono a quell'evoluzione. Però lui te li rappresenta attraverso il profumo del fiore. E in quel momento tu ricordi, evochi, tutte le cose che ci sono dietro quel processo scientifico e ti vengono proposte attraverso la bellezza delle parole. Improvvisamente quelle parole, anche quelle parole scientifiche, prendono un altro senso, perché il profumo di quel fiore, che è il frutto di quel processo,
in qualche modo è una cosa che nasce, come dici tu, da quel processo, ma se ne distacca per sempre, e naturalmente perché in cui tu lo riporti dentro di te, lo vivi, lo dici tu, quello ho pensato anche io, l'aspetto scientifico esattamente e così. Poi la poesia vera e propria. Sono pienamente d'accordo con la tua risposta e aggiungerei che questo è un processo che non ha un solo passo, è una iterazione che prende anche tempi diversi, tempi lunghi. Io non sono senz'altro il tipo che scrive una poesia di getto. Le poesie vanno, esiste un'idea di getto, poi la si raffina e in ciascuna iterazione si approfondisce sia l'aspetto dei contenuti, sia l'aspetto che poi anche i contenuti, sì, almeno in questo libro sono su due piani, c'è l'aspetto razionale e c'è la forte componente esistenziale, quella del disorientamento, del timore, della paura del vuoto. Quindi c'è questo aspetto che chiamiamo per comodità contenutistico e c'è l'aspetto formale. E allora in vari cerchi, come in un'elica, ciascun aspetto interagisce con l'altro. E infatti tu li chiami strati multipli del linguaggio, poi tu li chiami una poesia, no? Sì, sono gli strati multipli del linguaggio. Le voci, strati multipli del linguaggio e voci, sono due cose diverse. Sì. E in un altro punto li chiama acuti e incavi. Guarda, rifletti attenendo queste due parole, che possono essere, peraltro, gli acuti possono essere sia sostantivo che aggettivo. E anche gli incavi, se ci rifletti, sono parole bivalenti, e quando stanno insieme rappresentano esattamente quello che la tua domanda e quello che diceva un attimo Fabio, acuti e incavi, strati multipli del linguaggio e voci. No, poi c'è un altro elemento importante, molto dipende anche dalla singola poesia. Per esempio, le tre poesie sui matematici e soprattutto quelle su Gödel e Galois si dovevano confrontare con personaggi reali e con un percorso scientifico reale. Allora è ovvio che lì l'aspetto della struttura è più pensato, c'è una riflessione forte sul, e anche un limite. Assolutamente non volevo creare un Gödel e un Galois assolutamente di fantasia, solo lontanamente imparentato col reale, però ci tenevo ad evidenziare sia l'aspetto scientifico, rivoluzionario, perché anche Galois ai suoi tempi con la teoria dei gruppi, che poi già a quell'epoca permise di studiare i cristalli, il fatto che una teoria matematica consenta di studiare i cristalli è una cosa assolutamente non scontata. E allora ci tenevo ad esplorare la zona di confine fra la sofferenza umana, fra il travaglio esistenziale e la scoperta scientifica. Però in entrambi i casi questa esplorazione porta allo stacco fra in entrambi i casi dovevo riferirmi a elementi concreti. Per gli aspetti scientifici è ovvio, ma anche per gli aspetti biografici non volevo creare due personaggi di fantasia. Peraltro su Galois c'è il film, che non so se poi avete visto, un film degli anni 70 che fece un regista italiano, che si titolava Non ho tempo. E Non ho tempo, lo dico per te, che tu lo citi anche nella poesia Non ho tempo, che questo ragazzo è molto giovane, lui stava sempre a lavorare di notte, di giorno, stava sempre a lavorare, con tutte queste carte confuse, non si riusciva a trovare, poi tra tutte le sue carte, peraltro lui partecipò anche ad alcuni concorsi di valutazione, fu bocciato perché dicevano che è troppo confusionaria. Poi le sue carte hanno trovato una serie di ragioni e di spiegazioni di cose che fino a quel momento non erano state non era neanche tanto interessato lui a comunicare queste cose, era anche una persona con una tormentata per vari aspetti, il padre suicida,
un rivoluzionario, andò in carcere, un ribelle, ed era ribelle anche, nel, anche nella sua produzione scientifica. E non ho tempo, peraltro, se chi legge Chekhov, quel libro che citavo prima, il Gabbiano di Chekhov, anche lì c'è il tema del non ho tempo. Non a caso il tema dell'ala che io prima ho evocato, secondo me lo riporta quella poesia su, su Galois. Vabbè, comunque sono poi il tempo è un altro tema centrale. Il tema è un altro tema centrale di questo testo. Perché chiudi occhi di molti di questi argomenti astrofisici. Vabbè, io credo che ho dato, abbiamo dato un panorama. Grazie. Io sono stato benissimo, grazie.